Mister Giancarlo Favarin, allora che dire di questa sconfitta? Prato che era partito bene, l'ho detto anche l'allenatore della Giana, poi ci hanno preso di infilata il calcio di rigore, anche qui l'episodio che ha spalancato poi la partita in favore della Giana. Sì, innanzitutto c'è da ammettere che abbiamo trovato secondo me in questo momento la squadra più in forma, se non la più forte di quella che abbiamo trovato fino adesso. È che noi siamo partiti bene e come spesso succede ultimamente, se non altro anche come l'altra sera con la Pistoiese, l'episodio, il primo episodio lo paghiamo caro, oggi abbiamo pagato con un rigore, secondo me evitabilissimo, però dopo siamo rimasti un po' in partita e 2-0 sicuramente ci ha messo un pochino con le ginocchia in terra. Siamo ripartiti nel secondo tempo cambiando anche qualcosa, però il 3-0 ha chiuso un po' tutta la contesa. Dispiace perché dopo la partita dell'altra sera con la Pistoiese, dove siamo stati veramente sfortunati senza considerare gli episodi, perché oggi c'era un episodio un po' controverso, l'arbitro si è preso la responsabilità di non buttare fuori il giocatore, poteva essere un episodio a nostro favore, non è detto che si poteva vincere la partita, però chiaramente un giocatore fuori di loro ci poteva dare anche la possibilità di rimetterla in piedi. Però questo è un periodo un po' storto, è così. L'impegno sicuramente non è mancato da parte nostra, però insomma 3-0 pesante che dobbiamo cercare di mettersi lì, rimboccarci le maniche e ripartire. Mi sembra avevi cambiato qualcosina anche in difesa? Sì, siamo andati in campo all'inizio con la solita squadra di mercoledì sera con la Pistoiese. Mi sembra che eravamo messi bene, siamo partiti bene, avevamo creato delle situazioni favorevoli, non siamo stati bravi e capaci a sfruttarla. Poi chiaramente in corsa abbiamo cambiato, siamo tornati alla difesa a 4, abbiamo messo qualche attaccante in più, i cambi li abbiamo fatti, secondo me quelli che andavano fatti per il momento in cui eravamo. Tutti hanno messo il loro impegno, però insomma non è stato sufficiente, comunque oggi non era facile sicuramente. Non riguarda la partita, ma soltanto così a titolo di mera curiosità, cosa è successo fra le due panchine? C'era stato un po' di nervosismo appunto per queste scelte che ha fatto l'arbitro, perché praticamente il guardialinea aveva visto il fallo di reazione, l'arbitro si è preso la responsabilità di dire che aveva visto lui, cosa che non è successa perché stava guardando il difensore nostro, però diciamo che possiamo un pochino attaccarci a questo, però complessivamente insomma è stata una partita di sofferenza perché, ripeto, dopo la parte iniziale non dovevamo prendere il gol dell'1-0 su rigore perché eravamo messi bene, una palla di 50 metri in profondità andava sicuramente letta meglio. Il secondo gol, l'inserimento del centrocampista andava assorbito meglio, quindi qualcosa sicuramente abbiamo concesso, però con queste squadre è facile. I migliori del campionato, questi qui della Giana? E l'ho detto io all'inizio, secondo me con tutte le squadre che abbiamo incontrato adesso, che sono l'ottava questa, sì. L'ottava delle 8 squadre che abbiamo incontrato, 10, secondo me è quella più attrezzata e quella più forte anche dal punto di vista della personalità, giocatori importanti, sicuramente dirà la sua fino in fondo. Vincerlo non sarà facile, però.